Ciao a tutti e benvenuti a questa 71esima edizione di Half an Hour in cui sostituisco il mio collega Alberto Antonello e oggi ho qui gli stati generali dei dischi sotterranei, giusto? Se non sbaglio. Presentatevi tutti per nome, dai, uno alla volta, in ordine facciamo alfabetico, però alfabetico per cognome. Ok, sono Francesco Meloni, ciao. Ciao, sono Francesco De Sambre, come si può leggere da qua sotto, e ciao a tutti. Michele Novak, ciao. Io sono Alberto Tessariol, ma ci tengo a dire che non siamo al completo, manca Marco Sorgato che non è potuto partecipare, ma che fa parte anche lui degli stati generali di questa realtà. Sì. Ok, realtà che adesso potete raccontarci, che cos'è Dischi Sotterranei, come nasce e... Voi siete tutti, quasi tutti, anzi, musicisti, giusto? E, avete iniziato come, appunto, musicisti che si mettono insieme per creare una realtà locale, ok? E poi siete diventati qualcos'altro, quindi quali sono stati i passaggi, cosa siete diventati e perché siete diventati questo dopo un inizio di qualche anno fa, diciamo? Allora, tu dici molto bene, Marco, perché noi siamo tutti musicisti, abbiamo iniziato nel 2013 e ci siamo in grande parte conosciuti anche nel 2013, in realtà, e in un esperimento che poi è evoluto negli anni e ci ha portato a costruire un'azienda che abbiamo aperto a inizio 2019. E il percorso è iniziato proprio con la volontà di unire le forze, tutti insieme che partecipavamo, insomma, ognuno di noi aveva una band diversa in cui suonavamo nella scena di Padova, nel tentativo di creare nuovi spazi, nuove occasioni per esibirsi e poi costruire anche la possibilità per far esibire altri gruppi da fuori. Abbiamo iniziato in un locale dalle caratteristiche perlomeno particolari, diciamo, quindi una situazione quasi punk, potremmo affermare, e un po' alla volta abbiamo collaborato con tutte le realtà di Padova, provincia e anche regione, siamo andati anche un po' nel nazionale, nell'organizzazione di eventi. L'etichetta discografica poi è nata un anno dopo, perché la volontà di spostarsi dal palco anche sul disco, proprio con i nostri progetti, e quindi anche con una mentalità do it yourself, potremmo dire, quindi di costruirsi la farsi la musica, prodursela, stamparsela, promuoversela e andare a suonare, ci ha permesso di entrare in contatto con tante altre realtà, altre persone, che poi ci hanno fatto arrivare un po' dove siamo adesso. Stiamo iniziando a avere collaborazioni anche abbastanza interessanti con altre etichette della scena indipendente italiana adesso, e diciamo che quello che è iniziato come una vera e propria esigenza artistica, quasi una passione che non aveva nessun tipo di velleità inizialmente imprenditoriali, poi è diventata a tutti gli effetti un'impresa culturale. E i progetti sono aumentati, le attività sono aumentate, adesso stiamo occupando di diverse cose di cui magari ti parleremo un po' la volta tutti insieme, ma non abbiamo mai abbandonato in qualche modo anche l'attitudine su quella che è la parte discografica musicale che ci ha dato il là all'inizio del percorso. Quindi Dischi Sotterranei, che alla fine, o i Sotterranei come collettivo di band, che è stato un pochino il primo progetto che abbiamo iniziato, l'abbiamo sempre portato avanti, e anche se nel frattempo siamo cresciuti, nel 2013 erano gli anni dell'università, insomma, quindi avevamo, insomma, il tempo che ci avanzava dallo studio e dagli esami, da queste cose, e siamo cresciuti, quindi abbiamo cominciato a mettere in campo le nostre esperienze, le nostre competenze personali, ma l'obiettivo è rimasto lo stesso, cioè promuovere, far crescere la musica che ci piace, la musica che facciamo in parte. Adesso i percorsi di ognuno di noi sono un po' cambiati, quindi anche siamo, magari suoniamo di meno di quanto potevamo suonare nel 2013, però la passione è uguale. È interessante vedere come tutta la parte economica, tra virgolette, che inizialmente ruotava intorno al concetto di sostenibilità, potremmo dire, di quello che facevamo, si è tramutata lentamente, meno esorabilmente, in un concetto imprenditoriale. Per cui adesso lavoriamo a investimenti, facciamo tante cose, adesso magari parliamo un po' di schiena di quello che facciamo. Ora, quindi diciamo che è stato un percorso virtuoso che dalla cultura come concetto fondamentale anche di aggregazione, di mettersi insieme, di fare qualcosa, di portarlo fuori. Siamo riusciti un po' alla volta una costellazione di attività che alla fine sono un lavoro.
Quindi praticamente avete sfatato il mito delle vostre mamme che vi dicono di smettere di suonare per trovare un lavoro vero, di fatto. Hai riassunto esatto. In 4 secondi di 7 anni. Proprio così. Ma anche se certi miti sono difficilmente scalfibili, diciamo. Però... Certo. Immagino che sia ancora difficile spiegare alle vostre mamme come questo sia un lavoro, di fatto. Cioè, da dove arriviamo? Da un annetto, secondo me, ci siamo quasi arrivati a questa cosa. Però... Ok. Il dubbio sorge ancora. Però prima hai detto una cosa interessante, cioè che... ognuno di voi ha... nonostante siate associati da un po', ognuno di voi ha delle... competenze personali che deriva da il proprio lavoro, diciamo, non che questo non lo sia, ma che voi vi dividete, diciamo, in un'attività diurna e un'attività notturna, ok, che è quella degli eventi, ok. E come mai, o meglio, come funziona questo mettere in campo delle competenze che avete tratto da altri lavori per dischi sotterranei, o meglio, cioè ognuno di voi che cosa è riuscito a portare che magari se non avesse avuto anche un altro contesto professionale non avrebbe portato? Ma guarda, inizio io solo per un motivo, perché sono l'anello di congiunzione tra Yen Digitals e Dischi Sotterranei. E nel mio caso penso che all'inizio, prima che io entrassi in Yen Digitals, è stato... Dischi Sotterranei e darmi qualcosa che mi rendeva, diciamo, diverso da altri profili analoghi al mio, e magari preferibile, non lo so, perché comunque dagli eventi ti dà una certa capacità di problem solving, di saper improvvisare, di saper lavorare sul campo e di saper lavorare sotto pressione con deadline molto strette e gestendo diversi fornitori, diversi player, diversi interessi contrastanti. E è una cosa che sono riuscito a trasportare nel lavoro che faccio in Yen Digitals, e poi è un circolo virtuoso perché tantissime competenze che ho acquisito negli anni in Yen Digitals sono riuscito poi a tradurle nell'attività di Dischi Sotterranei, sia dal punto di vista organizzativo che relazionale, che anche proprio dal punto di vista della comunicazione, che tra l'altro è l'ambito di cui mi occupo per Dischi Sotterranei, e potendo vedere come si muovono grandi brand che Yen Digitals, per cui Yen Digitals lavora, e poter cercare di tradurre queste dinamiche anche all'interno di una realtà come quella della musica indipendente, che spesso è molto più amatoriale, molto meno... seria, secondo me ha fatto bene a Dischi Sotterranei quanto Dischi Sotterranei magari può aver fatto bene a me quando era ora di cercare un lavoro vero, come direbbe mia mamma, insomma. Comunque secondo me, Marco, se posso aggiungere, ci sono anche molte persone che hanno dei profili comunicativi, imprenditoriali, che ci stanno ascoltando, che ascoltano questa serie di webinar. Secondo me le persone si sono unite perché organicamente spesso si uniscono le competenze. Questo accade nelle agenzie, ma accade anche in quella che di fatto è la nostra agenzia, che è un'agenzia che racchiude varie branche, varie tipologie di lavoro, dalle edizioni alle pubblicazioni, alle promozioni, agli eventi e a tutti gli aspetti annessi ad essi. Quindi, ecco, questo è stato un po'... quello che è successo con noi. Abbiamo avuto la fortuna di avere dei profili complementari tra di loro, e quindi ne è nata una situazione di forza virtuosa, che tra l'altro recentemente si è ulteriormente rafforzata con l'ingresso di Michele Novak all'interno della nostra scuderia, che cura degli aspetti che onestamente prima non potevamo curare, e soprattutto lato editoriale e discografico. Sì, beh, anche per me in realtà le cose nascono e crescono assieme, quindi il mio profilo professionale da laureato, come vuole la mamma, quindi io sono laureato in scienze forestali e forse dici sono due mondi totalmente diversi in musica. Ho sempre suonato ovviamente, e la parte diciamo manageriale o discografica è nata per necessità, suonando con Jesse
non c'era nessuno che si prendeva l'onere di organizzare, di gestire un po' la cosa, man mano che la cosa cresceva, quindi man mano che c'erano degli interessi, man mano che cresceva il numero di date, eccetera, eccetera. E contemporaneamente mi sono fatto da solo anche nel lato forestale, perché sono stato ho cominciato il tirocinio e poi sono stato assunto da FSC Italia, creandomi un profilo anche lì da zero, che è quello del progettista, progetti europei, scrivere i progetti. E in entrambe le cose penso che la cosa che poi riunisce assieme queste due cose, soprattutto a livello di skills, è quello di imparare un lavoro che pochi sanno fare in entrambi i casi, e dove non hai maestri, diciamo. È molto difficile trovare un maestro, soprattutto a livello italiano, mentre se si guarda fuori magari le cose sono più strutturate, e sicuramente poi dopo un anno che seguivo Jesse mi è stato chiesto appunto di entrare in Dischi Sotterranei per curare la parte discografica. E subito dopo gli ho fatto creare anche lì, ad esempio, la parte editoriale, che fino a prima era appoggiata a terzi, e abbiamo sviluppato delle attività interne per strutturarci. E dopo un anno e mezzo, in entrambi i settori, sono arrivati dei risultati, insomma. E a livello di organizzazione, di struttura, siamo, secondo me, in Italia l'etichetta medio-piccola più strutturata del momento. Quindi un approccio anche imprenditoriale, o comunque molto strutturato, per arrivare a degli obiettivi, mentre appunto solitamente magari il mercato della musica soprattutto è un po' più disorganizzato, o comunque portato avanti dalla passione dei singoli, cosa che succede anche a noi in questo momento, però passandoci tra lavoro mamma e lavoro figlio, anche 12 ore al giorno, però portandoli avanti insieme. Certo. Possiamo dare anche magari qualche numero, perché ufficiosamente da 2013, ufficialmente da 2015, la nostra realtà ha pubblicato 35-40 uscite tra singoli e album, e produce annualmente, Covid permettendo, 50 eventi a stagione circa, tra indoor e outdoor, e questi numeri, se tutto va come deve andare, sono destinati a crescere, anche perché si tratta da parte nostra di investimenti in settori molto dinamici, artistici, quindi collegati a dinamiche un po' imprevedibili, però sicuramente belli, e dove c'è di base una grande passione. E infatti, quello che tra l'altro penso che non sia chiarissimo in un addetto ai lavori, ma spesso anche ai semplici musicisti che magari non hanno mai messo l'occhio dietro le quinte. Voi siete molto più che un'etichetta discografica, di fatto. Dicevi prima che siete strutturati, che avete vari reparti, insomma, che sono curati da persone diverse. Appunto, come siete strutturati e perché mettete le mani, diciamo, su aspetti diversi della promozione musicale e a volte anche non solo musicale? Va fatta una piccola premessa. Dischi Sotterranei è una parte delle attività di un'azienda che si chiama Big Map. In questa parte, che appunto è quella che cura editoria, distribuzione, promozione, management degli artisti, c'è anche il nostro amico Nova, diciamo che l'azienda ha anche altre attività che spesso compenetrano con questa, ad esempio tutta l'attività di organizzazione di eventi non è strettamente una cosa che un'etichetta discografica fa, ma noi la facciamo perché è strettamente legata alla crescita degli artisti, che alla fine, fatto questa provocazione, spero che siate tutti d'accordo, noi non siamo un'etichetta che vende i dischi, ma noi siamo un'etichetta che fa crescere gli artisti, che crea network, che fa crescere i progetti, e che quindi ha come effetto collaterale quello di vendere i dischi, e lo possiamo fare solo perché siamo anche un'azienda che fa eventi. Per quanto riguarda la struttura, l'introduco velocemente, poi lascio la parola. Io e Francesco De Sandre ci occupiamo soprattutto della comunicazione e anche della vendita dei biglietti. Francesco lo fa,
Novak si occupa del lato di management degli artisti, Marco, che non è presente, diciamo che si occupa dello scouting, di questioni soprattutto creative, e Francesco amministra il tutto e tiene le fila di tutti questi rami che devono andare avanti insieme. Posso aggiungere una cosa che secondo me è interessante, perché tu giustamente dicevi il rapporto che si crea tra l'evento e l'evento dei dischi. In qualche modo noi non vendiamo solo dischi come etichetta, facciamo networking e facciamo crescere i progetti. Questo è esattamente quello che intendevo prima quando dicevo che abbiamo ottenuto comunque alla base il concept con cui siamo nati nel 2013. Noi siamo nati come collettivo di band che promuovono la musica e per farlo si trovano fisicamente e organizzano dei concerti. Non abbiamo mai lasciato questa idea del fatto che per fare musica in un certo modo, con una certa attitudine, bisogna creare una rete concreta fra i soggetti che partecipano al progetto. Per questo motivo noi siamo un'etichetta che però fa ben più della vendita dei dischi, perché ormai per creare un'etichetta discografica nel 2020 basta aprirsi una pagina Facebook, dargli un nome, utilizzare canali come TuneCore o altri distributori materiali, tra virgolette, distribuire la musica e il giochino è fatto. Ma la difficoltà concreta invece sta proprio nell'avere una visione collettiva del progetto, mettere insieme, avere una direzione artistica che ha un senso, adesso magari ne parleremo di questa cosa che è interessante, tra l'altro Nova che in questo momento la sta seguendo direttamente, e creare un valore nuovo a livello culturale in quello che stiamo offrendo. Cercare di incontrare le persone, cercare di trovare un filo rosso che lega l'ascolto della musica, che ormai sappiamo essere molto legata alle piattaforme di streaming, e quindi per certi versi c'è anche un po' una sorta di scioglimento di quel rapporto che c'era una volta tra il fruitore che va al banchetto, si compra il disco per sentirsi i brani, poi torna a casa e magari quei pezzi li ascolta per la prima volta dopo che li ha comprati, a quello che capita adesso, per cui siamo pieni di playlist in cui veniamo bombardati, no, di proposte che sono alla fine preselezionate dagli algoritmi di Spotify o da altre cose, insomma. Noi cerchiamo di proporre una cosa che può sembrare forse anche un po' presuntuosa, tra virgolette, ma comunque molto ambiziosa, che è far tornare la qualità e la ricerca di un certo tipo di modo di intendere la musica nel 2020, però farlo in modo smart. Cioè, senza volersi rinchiudere in una nicchia piccola di super appassionati, a voler far emergere in qualche modo questo modo di intendere la musica al di fuori di quelli che sono i canali normalmente utilizzati dalle micro etichette discografiche. Questo lo possiamo fare grazie alle competenze di marketing, di social, di comunicazione, e una visione molto forte e coerente di quello che vogliamo fare come fine ultimo, che è il nostro progetto alla fine, l'impresa culturale. Noi siamo nati come associazione alla fine, siamo nati come un gruppo di persone che hanno voglia di fare una cosa. Poi ci siamo strutturati in un'associazione culturale, una ragione sociale che ci serviva per fare le cose, per fare il primo festival, ma con un'esigenza del tutto, potremmo dire, burocratica, più che altro. E un po' alla volta ci siamo resi conto che non ci bastava mai quello che stavamo facendo, ma che c'era una voglia di crescere. E allora là ci siamo resi conto che a tutti gli effetti eravamo un'impresa che lavora con la cultura. Nel 2020 fare impresa culturale è veramente qualcosa, secondo me, di magnifico, di molto difficile, ma che si può fare, e noi ci crediamo veramente, e quello che stiamo facendo alla fine ha come concept ultimo questo. Direi che... Infatti, parlando di 2020 proprio come anno e non come epoca, diciamo, dai, tiriamolo fuori l'elefante nella stanza, dai, adesso parliamo della pandemia. E parliamo di qualcosa che effettivamente ha colpito fortemente l'impresa culturale, e però vi ha anche in qualche modo posti di fronte a un interrogativo, cioè che cosa si può fare in un momento in cui la musica di fatto è ferma e non ha sostegni. E io so che avete lanciato anche, tra l'altro, un progetto editoriale nuovo, giusto? E perché nasce? E quali altre idee secondo voi potevano uscire da un periodo come quello? E come secondo voi come cambierà nel futuro la questione dopo la pandemia?
Ovviamente la domanda del secolo, nel senso che per quanto riguarda gli aspetti che seguo io, quindi la parte discografica, la prima cosa che va considerata intanto è il lavoro che c'è dietro prima di un'uscita del disco, e soprattutto se le cose cominciano ad essere strutturate in una certa maniera, con delle collaborazioni importanti come quelle che stiamo portando avanti con la Tempesta Dischi per i Post Nebbia, e tutto il lavoro che c'è dietro, che è durato un anno praticamente per arrivare al lancio poi del disco, con il tour già programmato e tutto quanto. Sicuramente il Covid o comunque l'emergenza sanitaria ha distrutto tutto questo lavoro, e lo stesso lavoro è stato riadattato, quindi durante il periodo di lockdown il grande lavoro che è stato fatto è stato quello di riadattare tutte le uscite programmate, ripensarle e capire quando sarebbe stato giusto e corretto farle uscire, anche perché quello che mi piace pensare in questo momento è la difficoltà che poi può creare a livello discografico un evento del genere, è che la musica non è tanto rimandabile, ma è un momento, cioè ci sono diverse cose che si mettono assieme e bisogna cogliere il momento giusto, no? Quindi rimandare la musica sicuramente è una delle attività più complesse che ci ha messo di fronte questa emergenza. Ovviamente poi, con tutte le forze che si hanno e le idee che si hanno a disposizione, si è avuto anche un po' più tempo per pensare a eventuali attività alternative, come il progetto Sottoterra, che è questo progetto editoriale dove c'è una playlist che viene aggiornata mensilmente. Però non abbiamo voluto fermarci solo a questo, ma abbiamo voluto coinvolgere anche artisti che fanno la copertina, quindi ogni mese viene aggiornata la copertina e ogni mese vengono coinvolte delle personalità, insomma, importanti della scena musicale italiana, a cui viene chiesto di dare un contributo scritto che accompagna quindi questa playlist. E basta, questo è quanto, secondo me. In poche parole. È un'idea che ci è venuta perché pensiamo che nel corso delle pubblicazioni mensili di questo progetto si possa creare una narrazione nuova e completa di una scena, di come è percepita da chi è dentro, da chi non si sente dentro. Insomma, da chi suona o gira intorno a questo mondo. Ed è bello che raccogliere testimonianze e racconti anche molto soggettivi di come si vive il fare musica in Italia in maniera indipendente, da chi l'ha fatta, da chi c'è intorno. È un progetto che ha benissimo senso senza lockdown, ma che senza lockdown non sarebbe mai partito. E questa è la cosa interessante, secondo me. Diciamo che il lockdown ci ha spremuto le meningi, ci ha costretti a farlo per dire ok, non possiamo fare i concerti, che è il nostro principale touch point con le persone che ci seguono, cosa facciamo? E quindi tante realtà che prima erano molto più offline si sono ritrovate a catapultare online un sacco di sforzo sia creativo che comunicativo. Il nostro è questo, e penso che sarà bello portarlo avanti indipendentemente da restrizioni varie. Sì. Infatti, quello che... C'è qualcuno che vuole dire ancora qualcosa? Scusate. Per spiegarlo, magari chi ci sta ascoltando, è un progetto che si può leggere sul nostro sito dischisotterranei.com, viene aggiornato mensilmente, e chiaramente in un periodo in cui non è stato possibile vedersi e parlarsi, tramite il nostro portale noi raccontiamo delle storie di vari protagonisti della musica indipendente italiana, e quindi si crea quel dialogo che è mancato di fatto nel corso dei mesi di lockdown, e che è un dialogo che continuerà a livello digitale, però adesso piano piano lo stiamo portando anche nella vita outdoor, diciamo.
Diciamo che poi, tra l'altro, il Covid ha colpito in modo particolare tutti quei soggetti che si occupano di cultura, come ben si sa ormai, se ne sta parlando molto. È stato veramente un meteorite in un ecosistema già a rischio, come dire. Diciamo che, proprio in due parole, noi stiamo continuando a lavorare adesso, la crisi ci ha colpito, ci ha fatto male, abbiamo dovuto annullare degli eventi, abbiamo dovuto, insomma, rinunciare ad alcuni progetti che stavamo seguendo, però in realtà ne stiamo uscendo anche abbastanza bene dal punto di vista poi della somma dei conti, quando devi fare, devi capire se ce la fai, resistere o no. E questo proprio perché alla base di tutto quello che stiamo facendo c'è un'attitudine di tipo imprenditoriale, cioè facciamo il conto dei rischi, cerchiamo di investire nei progetti sempre in un certo modo sensato e alla fine in questo modo si va avanti, si cresce. Quindi questo è proprio per far capire qual è la differenza, no, fra un'impresa culturale, quindi qualcuno comunque fa impresa, e invece chi vive la cultura, tra virgolette, come un hobby o qualcosa di associazionistico da fare fuori dal tempo di lavoro. È molto interessante questa cosa che poi tu dicevi all'inizio, chiedendo qual è il vostro vero lavoro. Alla fine questo è il nostro vero lavoro. È questo gioco, alla fine, che lo sta diventando sempre di più. Poi ognuno di noi è in una fase ancora di crescita, no? Anche professionale, perché ha bisogno di fare anche altro per migliorarsi. Però questo è diventato a tutti gli effetti un lavoro per noi. E se non lo fosse stato, ovviamente il Covid ci avrebbe annientato completamente. Invece rientrando nelle logiche, no, alla fine, della, non più della sostenibilità, perché la sostenibilità ti fa stare tutto in bolla, però è sempre precaria, tra virgolette, no, quando è un danno concreto, poi dici ok, non è più sostenibile, non lo faccio più. Quando fai impresa, invece, il rischio è sempre qualcosa a cui tu di cui devi tener conto quando butti giù i progetti. E per questa ragione io penso che noi non usciremo più forti di prima da questa crisi. Adesso non voglio fare la parata, però penso che alla fine non usciremo più forti di prima. Andrà tutto bene, quindi. Andrà tutto bene, hashtag. Okay. Ma in realtà credo che anche ci sia qualcosa da far notare, nel senso che, come avete detto prima voi, il vostro obiettivo di fatto è prendersi cura di un gruppo, di un progetto musicale, di una realtà comunque culturale a tutto tondo. E è anche questa la differenza, nel senso che se l'obiettivo finale fosse, come diciamo noi in agenzia, la conversione, quindi vendere i dischi o vendere biglietti, di fatto, e si fermasse lì, si avrebbero le spalle meno coperte, come dire, no? E invece il motivo anche per cui mi sento anche abbastanza sereni rispetto al post pandemia è che quello non è il vostro obiettivo, quello è un passaggio di un progetto che in realtà è più radicato nella promozione, nella comunicazione di un progetto e ovviamente innestato in un'impalcatura imprenditoriale, diciamo, per cui chiaramente passa per delle vendite. Però non è la vendita al fine, giusto? Sì, sì, soprattutto del supporto fisico, ma non perché non vogliamo farla, ripeto, è un effetto collaterale di un modo giusto di far crescere i progetti e gli artisti. C'è anche da dire che la nostra etichetta nasce digitale, perché noi, quando eravamo un collettivo, abbiamo fatto veramente i numeri grazie a un uso smodato dei social network che al tempo, non dico che era una novità, però era una novità per fare veramente i numeri agli eventi. E quindi la natura digitale è rimasta, e quindi noi siamo molto attenti al progetto a tutto tondo, come abbiamo detto finora, piuttosto che semplicemente contare quanti dischi ho venduto a fine mese. E anche per questo forse è più corretto definirci un'agenzia di management, produzione, promozione, che una semplice etichetta discografica, anche se avendo anche la politica, noi lo siamo. Poi, sai, i canali di vendita attualmente non sono nemmeno più comprare semplicemente il disco, ma c'è tutto il sì, poi il panorama è molto più complesso adesso.
non c'è più il semplice acquisto del disco, cioè è proprio una divisione dei canali talmente stratificata che effettivamente c'è necessità di un'organizzazione e di competenze anche diverse per fare questo tipo di impresa. Sì, esatto. Sì, tant'è che anche da un punto di vista delle etichette o quello che è la discografia, mentre una volta c'erano diverse realtà e ognuno aveva il suo compito, quindi c'era l'editore, c'era il discografico, c'era la distribuzione fisica, la distribuzione forse digitale, il manager, i musicisti, i turnisti, tutte quante realtà separate e ben definite, al giorno d'oggi sono tutte unite in un'unica figura, che è quella, la nostra figura. Quindi Dischi Sotterranei, anche da un punto di vista di etichetta, come diceva giustamente Alberto, è praticamente un insieme ampissimo di professioni che una volta erano separate, ben delineate, adesso è tutto una, quindi è un'agenzia di comunicazione, è una realtà che organizza eventi, che fa l'editore, che fa il discografico, che fa il manager e che suona pure, andiamo pure in giro a suonare con i nostri artisti, quindi tutto assieme, ed è ovviamente complesso. Infatti, poi chiuderei, da musicista, dico, mi sono trovato in questa situazione di dover trovare diverse realtà che facevano professioni diverse all'interno dello sviluppo del gruppo, ok? Quindi l'agenzia di booking, quindi l'agenzia, la casa discografica, l'agenzia di promozione, ok? Essendo le realtà separate, qual era il problema? Che se ti presentavi a un'etichetta discografica, l'etichetta discografica magari ti chiedeva se avevi il booking, ma tu non avevi il booking, e quindi per andare a chiedere, farti notare da un booking, ti chiedevano l'etichetta discografica e tu non ce l'avevi. Quindi c'era questo, un po' questo problema dei contenitori stagni, in cui tu prima dovevi entrare in uno, però se non eri entrato negli altri due, non riuscivi a entrare neanche in quello, era un cane che si mordeva la coda. Invece questo tipo invece di impresa rende tutto più facile, anche per un gruppo, credo. Allora, per quanto concerne Dischi Sotterranei, noi prendiamo il gruppo, ascoltiamo, se la musica ci piace, se veramente la musica ci piace, e crediamo che quella musica possa arrivare a dare qualcosa di più nel nostro magico mondo del reale, allora noi ci applichiamo per far sì che loro trovino il booking, l'agenzia giusta, eventualmente altre etichette con cui lavorare, ma noi non andiamo a vedere che cosa hanno già o se è facile poi vendere i loro dischi. Noi ci applichiamo per far sì che la loro musica poi arrivi. Però la scelta è assolutamente cristallina e avviene unicamente sulla musica che ascoltiamo. E in questo senso siamo rimasti coerenti a come eravamo 7 anni fa. Quando abbiamo deciso di cominciare a fare questa cosa. Crediamo e speriamo che sulla lunga distanza questo paghi, piuttosto che pensare a progetti che funzionano per la moda del momento, ma che magari l'anno prossimo non ti danno più nulla. È semplicemente, non sto dicendo che quello sia un modo sbagliato di fare musica, è semplicemente non il nostro. Tutto qui. Certo. Di lavorare più sulla lunga distanza e meno sul progetto, anche se è una fetta di musica anche quella che rispetto e che funziona. Diciamo che, ecco, adesso vai. Proprio solo una frase conclusiva. Forse magari in passato era molto più importante la qualità della musica rispetto a tutto il contorno. E attualmente la qualità è comunque imprescindibile, importantissima. Però l'immissione nel mercato di quel prodotto musicale è diventato forse provoco un po' più importante della qualità della musica stessa. Quindi per tutto quello che concerne quell'elenco di aspetti esiste un organismo come il nostro che può occuparsene completamente. Quindi adesso che avete detto queste vostre policy, visto che questo webinar è seguitissimo, troverete l'inbox intasata di richieste, visto che vi basate solo su quello che vi piace. Noi ascoltiamo tutto, quello che ci arriva ascoltiamo. Con noi intendo Michele Nova, che ascolta tutto.
fa una selezione e poi si gira le cose che secondo lui funzionano e noi le bocciamo. Questo di solito è l'iter. Bene, adesso qualcuno viene sempre ascoltato, quello che ci arriva, quindi sì. Sempre tutti. Bene ragazzi, io vi ringrazio per questa chiacchierata, sono le 13.06 e abbiamo sforato di ben 6 minuti e quindi vi saluto e se volete dire qualcosa per salutare il pubblico o dare, non so, qualche riferimento, di solito queste cose le fa Alessandre, prego. Veniteci a trovare su whiskysotterranei.com dove c'è anche una sezione molto ordinata con la genesi della nostra etichetta in cui potete trovare i particolari scabrosi dal 2013 al 2020. Ciao, grazie per averci ascoltato. Tra l'altro, ciao. Nella nostra sezione sottoterra non l'ha detto Marco, ma c'è anche un suo pezzo, andatevelo a leggere. Ah, io non dico queste cose di solito. Bene, grazie a tutti e l'appuntamento con Half an Hour, come vi direbbe Alberto Antonello, sarà sicuramente anche la prossima settimana. Ciao. Grazie Marco, ciao. Ciao, ciao.